Ciao a tutti, Casoresse, 1 settembre 2012. Ci troviamo fuori da quello che era stato uno degli gloriosi stabilimenti industriali tessili dell'Alto Milanese. Era la fabbrica Zucchi. Qua ci piace ripercorrere un po' la storia di quello che è stato. 8 anni fa decisero di lasciare a casa 700 operai, prendendoli in giro. E tutta questa presa in giro partì già anche col linguaggio. Non dissero agli operai che volevano mandarli a casa, no, dissero che dovevano fare outsourcing. La società Zucchi all'epoca, guardiamo anche i bilanci industriali, aveva degli ottimi bilanci industriali, un ottimo attivo e tutto. E allora cosa dissero agli operai? Outsourcing. Per rendere un po' l'esempio di come hanno trattato gli operai, l'aneddoto che si raccontava spesso era: ti da matras, cutumami, ma sai che gandafaki in sci? A gandafala outsourcing, il salvor di cos'è outsourcing? Non esternalizzazione, produrre fuori. No, outsourcing vuol dire che il galasso Macà, 700 persone, ricordiamo per chi non lo sa, Casorezzo è un paese di 4.000 abitanti, a fianco ci sono altri 4.000 abitanti, lasciare a casa 700 persone voleva dire colpire interi nuclei familiari. La scusa era che non c'era più lavoro, l'ho già detto, te l'ha presa in giro. E adesso giro la telecamera per farvi vedere di qua. Quella lì è tutta una zona industriale nuova che sono andati a creare, hanno creato all'incirca una decina di capannoni, sono andati a costruire. E questo qua invece è quello che rimane della gloriosa Zucchi. A dire la verità mi viene anche da tremare un po' a parlare di fronte qua, perché mi ricordo quella mattina nel 2004 quando venni qua, eravamo io e un altro mio compagno d'università, era pieno di camionette antisommossa, di sindacalisti venduti che dicevano agli operai: no, non state qua davanti, perché se state qua davanti poi non hanno i soldi per pagarvi. Anche lì vedemmo poi i drammi personali, le poche persone che si impegnavano per i diritti di tutti erano quelle che venivano etichettate ed attaccate dagli altri, gli veniva fatta insomma terra bruciata a fianco. E niente, penso che questo sia un filmato che per la memoria storica serva. Adesso sono in corso nel 2012 queste campagne, salviamo il paesaggio, tra cui, che comprendono il censimento del cemento, ovvero censire quanti stabili vuoti abbiamo in giro. Qua la presa per il culo è sonora e grave due volte, perché adesso vogliono costruire qua la nuova sede del comune.